30 novembre e il 1 dicembre 2002. Scomparsa nel nulla mentre percorreva i 4 chilometri di strada che separano Bellano da Dervio. Un mistero, quello di Chiara Bariffi, la ragazza del lago, che resta tuttora irrisolto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato 3 anni dopo, nel settembre del 2005, grazie ad una sensitiva. Nell'auto, a 120 metri di profondità. Ma come sia finita nel lago, nessuno è riuscito a scoprirlo. Le indagini che hanno portato in carcere due persone si sono rivelate un buco nell'acqua. L'unica certezza, la fragilità di una donna in cura da tempo presso il centro psicosociale di Bellano. Chiara Bariffi, morta a 30 anni, un'anima candida e tormentata, dotata di una sensibilità fuori dal comune, capace di catturare l'essenza delle persone attraverso la sua macchina fotografica, una passione che l'accompagnava da sempre. Proprio ad una sua mostra stava lavorando Chiara nelle ore prima della scomparsa. Il suo lavoro è ora al centro di una rassegna fotografica visitabile fino al 31 agosto presso gli spazi di via Vittorio Veneto accanto al municipio di Bellano. A organizzare la mostra, l'Associazione Culturale e Artistica per il Benessere Mentale, Sesto Senso. Grazie all'Associazione Sesto Senso che ha programmato questa iniziativa e assicura la presenza, questa mostra che sarà aperta fino al 31 agosto, per cui tutti sono invitati a visitare queste foto che sono veramente molto molto belle di Chiara Bariffi. E voglio ricordare che l'Associazione Sesto Senso poi pubblicherà anche un testo che ricorderà i grandi punti interrogativi che ancora esistono a proposito della morte di Chiara Bariffi. E l'invito è quello che rivolgo a nome di tutta l'Associazione Sesto Senso, è quello di visitare la mostra e rendersi conto anche di come questa associazione si muove sul territorio. Magari potrebbe essere l'occasione anche per visitare la mostra che è perenne oramai alla stazione di Bellano e che è portata avanti e gestita direttamente dall'associazione.